Oggi vi voglio parlare del Juin Cinepeer CQ5, un gimbal per smartphone dotato di intelligenza artificiale. Con il suo design compatto e un peso di soli 398 grammi, è pensato per essere portatile e pratico, perfetto per chi ama riprendere ovunque. Grazie al suo meccanismo è possibile estenderlo fino a 215 mm e quindi diventa l'ideale anche per i vlog. Ha la possibilità di tracciare i soggetti e l'app ufficiale ha tantissime altre modalità di registrazione. Infine, con un'autonomia dichiarata di 11 ore e la possibilità di caricare il gimbal durante l'uso, il CQ5 è perfetto per chi vuole riprendere a lungo senza interruzioni. A questo punto, ragazzi, direi di vedere come funziona dal punto di vista pratico. Allora, questo gimbal è estremamente compatto, io ho avvitato appunto il mini cavalletto che ci può aiutare sia per avere un grip maggiore, ma poi soprattutto è veramente comodo anche se lo dobbiamo posare così su un muretto a terra, veramente comodissimo. Allora, come sempre in un gimbal troviamo il joystick e possiamo quindi cambiare la nostra inquadratura da qui, possiamo cambiare modalità, registrare da qui, accensione e spegnimento, poi abbiamo il pulsantino posteriore che ci fa fare diverse cose che ora vedremo e poi abbiamo questa ghiera che la useremo sia per la torcia che ancora non vi ho mostrato che per lo zoom. Infatti adesso sono passato all'app ufficiale di questo gimbal, ovvero Juin Kami. Dalla rotella, come vi dicevo, possiamo zoomare, magari non sul cestino, però è giusto per farvi capire che è una comodità perché ci permette appunto di fare lo zoom direttamente da qui. Cliccando, poi più che altro spostandoci con il joystick, potremo cambiare la nostra inquadratura. Con un click del pulsante posteriore tracceremo il nostro soggetto o oggetto di riferimento. Infatti, anche se mi sposto, l'applicazione continua a tenere agganciato in questo caso il palo. Con un altro click invece cancello il tracking. Con un doppio click la videocamera, più che altro il telefono, viene resettato nella posizione di base e con tre click, quindi 1, 2, 3, passa in posizione verticale. Quindi nuovamente con tre click tornerà in posizione orizzontale. Ovviamente funziona perfettamente il tracciamento del soggetto, quindi in questo caso ha agganciato me, quindi anche se io mi sposto, appunto lui inclina lo smartphone per tenermi sempre inquadrato, quindi questa è veramente una grandissima comodità. E funziona sia con la selfie cam che anche ovviamente con la videocamera posteriore. Ci sono tantissime modalità, ma vi volevo far vedere prima di tutto il classico funzionamento da gimbal. Quindi in questo caso siamo in modalità pan follow, significa che come vedete il gimbal fa il pan ma non fa il tilt. Ovviamente, come già vi ho fatto vedere, possiamo gestire il tutto anche dal joystick. La seconda modalità è la modalità lock. Adesso infatti si è bloccato in questa posizione, se anche io così mi giro lo smartphone rimane bloccato in quella direzione. Questa è una cosa molto comoda quando magari dobbiamo fare una camminata oppure anche filmare di lato, veramente una grandissima comodità. Poi abbiamo la modalità follow che sblocca sia il pan che il tilt. Infatti in questo caso se io punto verso il basso va verso il basso e poi anche verso l'alto. Poi abbiamo la modalità POV che sblocca tutti i motori, quindi come vedete abbiamo anche il roll, e poi se facciamo un altro click abbiamo la possibilità di fare questa rotazione, quindi se vogliamo fare qualche effetto un po' più particolare. Fra le tante opzioni dell'app possiamo abilitare anche il tracciamento del soggetto. Infatti in questo momento ho abilitato sia il tracking che l'avvio della registrazione, quindi se io faccio questo gesto il gimbal inizia a registrare un video, infatti ora dovrebbe essere partito il timer, ma mi sta anche tracciando. Quindi in questo caso ho il mio cameraman personale che mi può seguire quando faccio queste riprese da solo. Ho la possibilità di lasciare il gimbal magari su un cavalletto o appoggiato su un muretto e lui comunque mi seguirà. Quindi magari se io mi abbasso, lui si abbassa e appunto continua a inquadrarmi. Stessa cosa poi verso l'alto. Ovviamente però il tracciamento funziona solo con l'app ufficiale.
Se volete utilizzare l'app ufficiale del vostro smartphone o magari Blackmagic Camera, insomma qualsiasi altra app, beh, non avrete il tracking, a meno che non utilizzate lui, che è il modulo con intelligenza artificiale che è incluso in confezione. Quindi lo dobbiamo semplicemente agganciare qui, lui è magnetico, si collega nel giro di qualche secondo e adesso possiamo utilizzare il tracciamento su qualsiasi app. Infatti adesso sto utilizzando l'applicazione standard del mio Samsung, ma ripeto, può essere utilizzata qualsiasi app. Ora, se io faccio questo gesto, lui inizia a tracciarmi, ma non lo smartphone, ma è il modulino con l'intelligenza artificiale che è collegato al gimbal e quindi gli darà questo input, gli fa capire dove deve puntare. E ragazzi, questa secondo me è una grandissima comodità, è la più grande comodità, perché io magari preferisco utilizzare delle app un po' più particolari, magari abbiamo delle funzioni extra in qualche app, ma comunque anche quella lì ufficiale di Juin funziona molto bene e quindi devo dire veramente ottimo. Ah, tra l'altro ci sono altri gesti, ad esempio se faccio così lo smartphone passa in verticale. Ovviamente il tracciamento del soggetto si può fare anche appunto con l'applicazione di Juin, quindi dopo che ho selezionato il rettangolo clicco il tasto registrazione e possiamo iniziare a camminare. E in questo modo avrò appunto il tracciamento del soggetto quando siamo in movimento. Vediamo, magari mi provo a spostare un po' di lato e continuo a tracciare il soggetto. E quindi veramente possiamo utilizzare questo gimbal per fare tantissimi tipi di riprese. Allora ragazzi, intanto ne volevo approfittare per ringraziare Juin per avermi inviato questo prodotto, ma in tutto ciò ancora non ve l'avevo fatto vedere così, ovvero da chiuso. E considerato anche che è leggerissimo, lo possiamo trasportare tranquillamente con noi, magari lo mettiamo in uno zaino, in una borsa, senza difficoltà. Allora, per aprirlo poi basterà fare così. E qui vi volevo far vedere che abbiamo appunto questo piccolo selfie stick e lo possiamo anche inclinare da qui, quindi molto molto pratico. Io utilizzo poi sempre questo accessorio, che per me appunto è fondamentale per un gimbal, sia per avere un grip maggiore, più che altro una superficie maggiore, ma poi anche appunto se lo voglio appoggiare così. Adesso però vi volevo far vedere, più che altro anche far sentire, una funzione che non vi avevo mostrato. Infatti monto lo smartphone che è spento, non ho attivato l'app, anche il gimbal è spento, quindi vabbè, non l'ho calibrato, per calibrarlo basta metterlo più o meno giusto in modo che non vada troppo a sinistra o a destra. Ok, quindi adesso lo metto qui così davanti a voi. Hey Kami, landscape. Hey Kami, pan left. Ci sono poi altri comandi vocali, ma che non ho sperimentato. Comunque la cosa comoda è che è tutto integrato nel gimbal e che non dobbiamo passare dall'app, quindi veramente questa cosa mi è piaciuta. Magari io poi non la utilizzerò, però il concetto di questo gimbal, che può essere utilizzato appunto anche con altre app, perché magari utilizziamo anche questo che già vi ho mostrato, beh, secondo me può fare la differenza. Adesso vi volevo far vedere il modulino della torcia, che è, lo andiamo a sempre qui, vediamo, in questo modo, è sempre con l'app disattivata, non ci interessa, io tengo schiacciato qui e si accende la torcia e possiamo aumentare ovviamente la luminosità. Ok, così dovrebbe essere al massimo, quindi magari per fare un vlog può essere comodo. Poi se teniamo schiacciato ovviamente possiamo spegnere la torcia, che nessuno ci vieta anche di montarla in questo modo, quindi al contrario, tengo schiacciato qui e si accende, quindi veramente molto molto versatile. Allora ragazzi, quindi ha senso acquistare questo gimbal? Allora, consideriamo che oramai tutti gli stabilizzatori hanno un'ottima stabilizzazione, ma anche gli smartphone, quindi la necessità del gimbal nasce nel momento in cui vogliamo fare riprese con poca luce, quindi a stabilizzazione il telefono non riesce più a stabilizzare, o se volete montare i filtri ND, quindi ottenere un look più cinematografico, dovrete disabilitare
utilizzare la stabilizzazione digitale e dovrete utilizzare appunto un gimbal. Oppure la cosa più pratica è quella di avere un cameraman personale, infatti lo posizioniamo, utilizziamo il tracker con l'intelligenza artificiale, ci facciamo tracciare e quindi lo lasciamo sul cavalletto e noi possiamo chiacchierare e fare tutto quello che vogliamo. Per quanto riguarda il prezzo di listino, non la voglio più vedere questa torcia nei miei occhi, ha un costo di circa 110 euro, se non sbaglio, ma in descrizione vi lascio il coupon e su Amazon al momento lo riuscite a prendere a meno di 90 euro. Ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del videomaking potreste iscrivervi al canale.